voglio subito annunciare i prossimi protagonisti. Iniziamo dal presidente nazionale di FIAIP, Gianbattista Baccarini. Ciao Gianbattista, benvenuto. Siedi pure in mezzo. Le associazioni di categoria puntano da sempre a supportare gli agenti immobiliari. Su questo ci siamo, ci sono anche un sacco di servizi, diciamo, di contorno, no? Quindi la formazione, i mutui, il gestionare, il portale immobiliare, eccetera, eccetera. Però se io vado a vedere, qui lancio una prima provocazione, i siti web, per esempio, delle associazioni di categoria sono strumenti di dialogo verso gli agenti immobiliari, ok? Quindi verso potenziali associati. E su questo c'è molta attenzione. Forse da quel punto di vista c'è meno attenzione invece nell'affermazione del lavoro, del valore generato dall'agente immobiliare. Quindi si parla forse troppo all'agente, poco al cliente dell'agente immobiliare. Io in questa tavola ho voluto, diciamo così, debellare alcuni temi troppo istituzionali e vi chiedo insomma di ricondurli ad una pratica quotidiana. Questo è un tema che ci sta a cuore, quindi Baccarini, a te sì, la diciamo che io sono fortunato perché, come forse molti di voi sanno, il nuovo comitato della federazione si è appena insediato, quindi io posso parlare del futuro, diciamo, non pensando più di tanto a quello che è stato, anche se di tanto di buono è stato fatto ovviamente nella nostra federazione. Sì, noi abbiamo iniziato un processo, un percorso di innovazione tecnologica, il 15 novembre al Maxi l'abbiamo presentato, e vede una roadmap, una serie di servizi innovativi, si parlava di nuove tecnologie questa mattina, scusate, questo primo pomeriggio, e tra gli strumenti innovativi che abbiamo come in primo piano è proprio quello che accennavi tu Gerardo, cioè la riorganizzazione complessiva del sito, anche se parlare di sito probabilmente è ormai, diciamo così, fuori contesto, si parla di piattaforma di comunicazione, informatica, sì. Esatto, nella quale, come dicevi, vogliamo cambiare il modello comunicativo, cioè non rivolgersi solo ed esclusivamente agli agenti immobiliari, ma anche e soprattutto alla comunità, ai cittadini. In che modo? Fornendo dati, informazioni sull'andamento del mercato immobiliare, fornendo elementi sulla fiscalità immobiliare, fornendo per esempio linee guida sulla compravendita, nonché sulla locazione immobiliare, fornendo dei dati, quali per esempio che l'82% di contenzioso nel campo immobiliare avviene senza l'ausilio dei servizi di un agente immobiliare. Quindi comunicare che la nostra attività è importante, è necessaria, è indispensabile per non avere problemi. Questo lo dicono i numeri ad oggi. Comunicare per esempio che l'88% di compravendite tra privati avviene a un valore non congruo, da un 14 a un 18%. Di cui il 52% verso l'alto pagano di più e il 42% verso il basso. Quindi ciò significa che il costo provvigionale non diventa più tale, ma il più grande investimento che il cittadino possa fare in termini proprio economici. E quindi comunicare che noi abbiamo valore, che noi senza di noi la casa non la si compra con serenità. Alla fine noi prima di essere agenti immobiliari, perché noi qui siamo tutti agenti immobiliari, prima di tutto siamo dei cittadini. E cos'è che vogliamo quando usufruiamo di un servizio? Di risposte certe in tempi certi. E le macchine questo non lo possono fare, le tecnologie. Noi sì, le macchine possono agevolare, possono accelerare. Prima si parlava, no, di empatia, oggi pomeriggio. Certo. Io dico che noi abbiamo una cosa che gli altri non hanno, che è il talento della mediazione. Perché mediare è una capacità che tutti noi che siamo qui, sono 10, 15, 20, 30, 40 anni che facciamo questo lavoro. Abbiamo superato la più grande crisi mondiale del nostro settore, anzi cambiamento giustamente, giusto parlare di cambiamento, e se siamo qui è perché siamo capaci, abbiamo questo talento, quest'arte di mediare, perché mettere insieme due interessi contrapposti, uno vuole spendere meno possibile, l'altro vuole realizzare il più possibile, bisogna avere una certa capacità, che non è solo empatia, non è solo fiducia, è un qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai. E la prima formazione è venuto fuori parecchie volte, quindi adesso magari faccio una domanda un po' più allargata, partendo però ovviamente dalle associazioni, poi aspetto magari i commenti anche delle reti. Quindi
il concetto di obbligo e di standard dà fastidio a molti, no? Molti preferiscono dire il mercato che fa selezione, è inutile imporre, diciamo così, determinati standard operativi. Però è chiaro che le sfide per agenti immobiliari sono crescenti. Rispetto quindi alla concorrenza, come vedete voi associazioni la creazione di un modello operativo condiviso, quindi accettato, che preveda magari una formazione obbligatoria costante ed una pratica minima che garantisca al cliente qualità? Ma per chi ha seguito, diciamo, questo inizio di percorso federativo nuovo, noi puntiamo fortemente, il nostro sono tre i punti che noi vorremmo portare avanti, che sorridendo qualcuno ha detto può essere anche assimilabile a una sostanza stupefacente, no? LSI sono i nostri tre punti, che è lavoro, sindacato e innovazione tecnologica, e sul lavoro significa e si traduce in qualificazione professionale. Cioè il tema è che secondo noi le reti, tornando, facendo un passettino indietro ma per farne due in avanti, il tema delle reti, la collaborazione, secondo il nostro punto di vista, secondo la nostra visione, funzionano e funzioneranno se sarà un metodo comune di lavoro, o comunque non vuol dire identico di lavoro, un metodo simile, perché se io devo collaborare con Olivati, che col quale non so se quando acquisisce un incarico si genoflette, chiede al proprietario quanto vuole e mi dica lei la provvigione che mi vuole dare, anzi va bene anche zero, io farò sempre fatica, magari non ha controllato nessun documento a livello edilizio urbanistico e catastale, io farò sempre fatica a collaborare con quella persona. Quindi per collaborare necessita un metodo similare, quattro punti che tutti quanti trasversalmente l'intera categoria di agenti immobiliari possono e devono offrire al cliente per essere percepiti utili. Si parlava anche stamattina di questo, l'utilità, perché se non veniamo percepiti come utili la gente ci salta e ci vede solo come un costo e se ci può ci evita. Tornando al tema centrale, che volevo fare assolutamente un appunto sul l'altro tema per collaborare è avere una concorrenza leale. Lo devo dire, scusa Gerardo, stamattina qui squisita, c'era la dottoressa Carbonelli che non so se è ancora in sala, è andata via, però c'era Intesa San Paolo, c'era una banca. Allora io dico, solo il fatto di avere il nome nel proprio brand, no, dell'agenzia immobiliare, scusate ma le banche non hanno e non possono avere la terzietà come abbiamo noi, cioè l'imparzialità, e ci sono evidenti profili di anticoncorrenzialità, perché se io devo fare un mutuo, cioè, o meglio devo comprare una casa, devo fare un mutuo, è chiaro che la banca ti dice, guardi, se va dalla mia agenzia immobiliare, probabilmente anziché l'1,5 le faccio l'1. Quindi non può non condizionare il soggetto. Così come se io devo vendere o magari il mutuo sulla schiena e faccio fatica a pagare le rate, se sono di Intesa San Paolo, probabilmente la banca gli dice, guardi, se va dalla mia agenzia immobiliare, se ci va, probabilmente aspettiamo a farle l'azione. Quindi concorrenza leale e metodo comune di lavoro. Tornando al tema, alla tua domanda, sì, qualificazione professionale, quindi avere un modello operativo di riferimento è fondamentale. Come trasferirlo, metterlo a terra? Ovviamente attraverso attività formativa e informativa. Noi siamo associazione di categoria. Scusami Gian Mattia, formazione obbligatoria, costante, sì o no? Sì, noi sì. La formazione obbligatoria, siamo favorevoli alla Perfetto. Formazione obbligatoria, però per fare questo necessita un percorso che non dipende solo dall'associazione di categoria, ma un percorso legislativo. Creare un uso e una consuetudine, però voglio dire, cioè mettere a terra un dialogo aperto a tre si può fare e dettare delle linee comunque indicative. Quello volentieri, questo assolutamente è possibile sì. Farlo. Santino.